Ma benvenuti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video qui sul canale. È la terza volta questa qui che provo a registrarvi questo video perché sono talmente euforico, vi giuro che mi impappino ogni volta, come si suol dire, perché è finalmente arrivato il momento. L'avrete capito sicuramente dal titolo, l'avrete capito dalla miniatura. Oggi è la giornata giusta, è la giornata in cui finalmente arriva la data di uscita di Dragon Ball Sparking Zero. Ma attenzione, perché vanno chiarite alcune cose. Prima di iniziare però mi raccomando ragazzoli, non dimenticatevi di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale, perché stanno per arrivare nuovi video a tema Sparking Zero. E soprattutto, ora è praticamente quasi ufficiale, entro la fine dell'anno arriveranno anche dei gameplay. Detto ciò ragazzoli, fiondiamoci subito all'interno di questo video, perché come potete vedere voglio partire dal profilo Twitter del buon Air, praticamente fonte affidabilissima, principalmente lo è per Dokkan Battle, lo è anche per Legends. E come potete vedere, signori, nel momento in cui ci sono quelle sirene, vuol dire che qualcosa bolle in pentola. E che cosa soprattutto? Perché qui stiamo parlando di una sorta di leak, mettiamola così, ma di un leak ufficiale, perché hanno sbagliato praticamente loro ad aggiornare il sito, o meglio... Qui Air riporta che, insomma, la data di uscita è stata trovata all'interno di un sito news giapponese. Io all'interno di questo video vi mostrerò in realtà non il sito news, perché poi è stato corretto il tutto, nel senso è stato cancellato a dovere, ma ovviamente non hanno fatto in tempo, perché raga, sapete come funziona su internet. Nel momento in cui tu vai ad aggiornare o vai a rilasciare qualcosa su una pagina, poi puoi cancellarla anche due minuti dopo, ma ci sarà sempre chi è pronto a... prima a vederla, prima di tutto, ma soprattutto a salvare quella pagina e a non ovviamente far andar perso quello che poi viene cancellato da chi si occupa di queste pagine. Insomma, sono riuscito praticamente, come era ottenuto e si è salvato lo screen del sito giapponese di news, insomma, che ha rilasciato la data di uscita, con addirittura un'ulteriore notizia, poi lo vedrete nello screen qui sotto nel profilo di Air, ma vi farò vedere proprio lo stamp della pagina del sito ufficiale, ovviamente che poi è stato modificato, ma prima della modifica, quindi preparatevi. Vediamo cosa dice Air. Finalmente abbiamo la data di rilascio per Sparking Zero. Ve lo traduco anche giusto per farvelo leggere, magari per chi non dovesse capire l'inglese, beh, basilare ovviamente. L'ho trovato su un sito di notizie giapponese, è stato cancellato, ma sono riuscito a recuperarlo tramite il codice sorgente. Ed era quello che vi dicevo poco fa, e cioè che nel momento in cui tu immetti una modifica o comunque rilasci una notizia o una qualsiasi pagina internet sul web per l'appunto, nel momento in cui tu l'hai rilasciata, o c'è chi screena o c'è chi riesce a fare una sorta di processo inverso per arrivare al codice sorgente che è stato modificato e quindi arrivare alla pre-modifica praticamente. E come vedete, lo screen che rilascia Air è il seguente, con Sparking Zero 2024 10 e addirittura, raga, questa credo sia una notizia che stavano aspettando veramente in tantissimi, anche per Nintendo Switch. Non so come farà onestamente a gestirsela, ve lo dico, non dovrebbe essere un problema, nel senso non Sparking Zero riportato su Switch, anche perché poi abbiamo visto praticamente tutti i giochi, dai vari Kakarot, dai vari Fighters eccetera, tutti arrivare su Switch, ovviamente in versioni ridotte, nel senso in versioni con risoluzione molto minore, con meno dettagli eccetera, ma non sarebbe comunque un problema, perché vi porto l'esempio di Kingdom Hearts 3 per dirvi. Poi non so se è stato fatto anche per altri giochi, ma Kingdom Hearts 3, pur essendo un gioco di PlayStation 4, sì, perfetto, di PlayStation 4, ma anche per giochi PS5 per dirvi, si potrebbe fare questa cosa, è stato comunque a prescindere portato senza alcuna modifica su Nintendo Switch. In che modo? Facendo praticamente giocare gli utenti tramite una versione server side, cioè il gioco viene trasmesso praticamente tramite il server su Nintendo Switch, e quindi è come se fosse una sorta di gaming con dello streaming, tipo come funziona un po' con il Game Pass di Xbox per dirvi, è praticamente la stessa identica cosa. Quindi fu fatto su Switch, probabilmente Sparking Zero potrebbe arrivare allo stesso identico modo anche su Nintendo Switch, quindi tramite una versione che o viene streamata
dai loro server, insomma, sulla console, oppure proprio come hanno fatto con Kakarot ed altri giochi che, pur essendo basati su motori molto più performanti, su delle console molto più performanti, comunque le hanno riportate sotto forma di versioni a più bassa risoluzione. Ma la notizia sicuramente più importante che deve interessare, anche se secondo me la notizia più importante, ve lo dico, è questo arrivo su Nintendo Switch, ma quella che sicuramente interesserà praticamente tutti per la maggiore è la data di uscita, che è ottobre 2024, che tra l'altro non è una data casuale, perché i leak veri parlerebbero, i leak veri ed ufficiali in teoria parlerebbero di Dragon Ball Daima in uscita ad ottobre proprio 2024, e quindi guarda caso sia con Dragon Ball Daima arriverebbe anche Dragon Ball Sparking Zero, che ripeto ragazzi è comunque a prescindere da prendere più o meno con le pinze, perché è comunque una notizia che viene riportata, sì, ovviamente proveniente da qui, da un sito news giapponese affidabilissimo, ma il sito giapponese stesso di news l'ha ricavata praticamente dal sito ufficiale che adesso vi faccio vedere, e quindi regà, praticamente la notizia è ufficiale, ma comunque è da prendere lo stesso con le pinze, perché potrebbe essersi trattato anche di un errore di aggiornamento del sito, magari, che boh, stranamente così, per uno strano motivo, hanno aggiornato e hanno inserito ottobre 2024, salvo poi tornare sui propri passi o rivederla come cosa, essendo un errore, magari un po' come fecero quei leak di Dragon Ball Legends, per dirvi. E, però purtroppo, ribadisco, nel momento in cui tu commetti un errore sul web, quell'errore rimane. E come vedete sono riuscito a risalire anche io, addirittura nemmeno al sito news, ma proprio al sito ufficiale giapponese, ovviamente ci mancherebbe, questo è il sito ufficiale giapponese di Sparking Zero, sono riuscito a risalire, a tornare indietro praticamente alla pre-modifica, prima che rimodificassero di nuovo la pagina, quindi a quando avevano per sbaglio, vediamo, inserito la data di uscita, e se scendiamo sul fondo della pagina, ecco qui, come vedete ci sono le informazioni prima che rimodificassero il tutto, quindi le spec, ed abbiamo Dragon Ball Sparking Zero, qui queste dovrebbero essere le piattaforme, quindi PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e Nintendo Switch, come vedete. Poi vabbè, qui c'è 3D, questo dovrebbe essere il tipo, no, ok, pensavo fosse Sero, vabbè, 3D, roba del genere. Qui non si capisce cosa sia, ma credo che sia, che può permettere di giocare da uno ai due player, insomma. E questa, ragazzi, è indubbiamente la data di uscita, come potete vedere, quindi 2024-10. Se andiamo a fare anche la traduzione in inglese, come potete vedere, Dragon Ball Sparking Zero, da una alle due persone mentre si è online, questa cosa viene specificata, quindi raga, al di là di qualsiasi discorso di pesce d'aprile e tutto il resto, state tranquilli perché questa è una cosa reale, cioè non c'è scritto uno o due people offline, ma c'è scritto online, quindi purtroppo il pesce d'aprile non può farci niente per quanto riguarda il discorso dello split screen, anche se probabilmente qualcuno ci avrà provato, ma come vedete lo fa con la data di uscita, quindi ottobre 2024, giorno di rilascio di Dragon Ball Sparking Zero, con fonte ufficiale direttamente il sito ufficiale giapponese per l'appunto, ma risalente ovviamente al codice sorgente del sito prima della modifica. Detto questo ragazzi, io spero che vi abbia fatto piacere la notizia, ovviamente non posso non comunque specificare alla fine di questo video che si tratta di un pesce d'aprile, quindi mi dispiace, lo devo dire, perché il coccolone purtroppo me lo sono preso anch'io grandissimo, e non dovrei dopo tutti questi anni cadere in queste trappolozze, soprattutto da parte di ieri, però non appena mi sono visto questo dritto davanti, onesto raga, mi sono detto ecco qua, perfetto, è uscita la data di uscita, devo subito fiondarmi a fare il video. Invece no, si trattava ovviamente del pesce d'aprile, che devo dire la verità è restato molto intelligente a fare, ma davvero intelligentissimo, perché nel momento in cui ho letto questo pesce d'aprile, questa notizia, questa pseudo falsa notizia ovviamente, ci mancherebbe, voglio bene, nel momento in cui l'ho letta non era ancora il primo aprile, lui l'ha rilasciata molto intelligentemente da gran furbastro, l'ha rilasciata nel momento in cui sono scattate... è scattato il primo aprile in Giappone, quindi credo alla mezzanotte in Giappone, boom, lui si è lanciato con questa notizia, quando invece però in tutto il resto del mondo non era ancora primo aprile, quindi non gli si può dire nulla però, perché sì, ha fatto un pesce d'aprile anticipato, ed è proprio quello che mi ha fatto un pochino, mi ha preso anche un po' in trappola, va detto, ha preso anche me, però poi è stato coerente, perché di fatto l'ha effettivamente rilasciato il primo aprile, solo che quando è scattata in Giappone e non era scattata ancora nel resto del mondo e soprattutto in Italia.
Io almeno ve la faccio uscire questa notizia nel momento in cui sarà già in tutto e per tutto pesce d'aprile, però lo so che ovviamente ci sarà chi ci sarà arrivato, mentre sono sicuro che molti altri ci saranno cascati. Come ci sono cascato anche io, raga, lo sto ammettendo. Io non appena mi sono ritrovato questa notizia ci sono cascato. Poi ci ho messo, vi dico, 20-30 secondi a realizzare. 20-30 secondi, ho detto, aspetta, che giorno è oggi? 31 marzo, ma che ore sono? Erano all'incirca le 4-5 del pomeriggio ed è proprio a quell'ora che scatta bene o male la... No, forse era pure un pochino più tardi, quindi vediamo un attimo che era la, si vede perché era la rilasciata. 5.06 pm, avete visto? Erano le 5 del pomeriggio, quindi nel momento in cui è scattata praticamente la mezzanotte giapponese, perché siamo andati anche un'ora avanti, prima era alle 4 del pomeriggio, ma dovrebbe essere le 5. Vabbè, ragazzi, spero che questo scherzino non vi abbia dato troppo fastidio. Nel caso, ovviamente, se è possibile, aiutatemi nei commenti, perché di sicuro ci sarà qualche rompi pelotas, questa cosa la devo dire, come sempre. Ragazzi, mi dispiace, ma dovevo un pochino togliermi anche io lo sfizio, perché l'ho visto che l'ha fatto Erci, sono cascato e ho detto no, devo farlo pure io. Anche se secondo me è molto prevedibile, ve lo dico. Detto questo, mi piace, come iscrivetevi, condividete. Noi ci vediamo probabilmente questa sera in live, mi raccomando, non mancate. Ah, e se qualcuno non ci avesse ancora fatto caso, c'era anche la canzoncina di Jirobai, quella lì di Dokkan, in tutto il video, insomma, raga. Quando c'è una canzoncina del genere, dai, lo devo dire io di che si tratta.